Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi, apertura dedicata alla cronaca, una banale discussione, poi la rissa, alla fine spunta un coltello. Due minori sono stati arrestati dai carabinieri di Castel San Giorgio perché gravemente indiziati di tentato omicidio ai danni di un giovane e del ferimento di altri tre. I fatti si sono verificati lo scorso 1 marzo nel comune di Castel San Giorgio, nel parcheggio di una nota discoteca della zona. Il primo servizio. Tentato omicidio ai danni di un giovane e ferimento di altri tre, l'accusa a carico di due minori che su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sono stati colpiti questa mattina da due ordinanze di custodia cautelare eseguite dai carabinieri della stazione di Castel San Giorgio. I fatti si sono verificati proprio nel comune dell'Agro Nocerino Sarnese la notte del 1 marzo, nel parcheggio di una nota discoteca della zona, dopo una banale discussione nata per una spinta all'interno del locale. Due gruppi di ragazzi si sono affrontati dapprima all'interno della discoteca e poi nel parcheggio addistante. Durante la rissa, i minori, oggi destinatari della misura di ordinanza, hanno utilizzato un coltello. Le immediate indagini avviate dai carabinieri della Castazione di Castel San Giorgio, coordinati dalla Procura per i minorenni di Salerno, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso anche la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, nonché raccogliendo importanti testimonianze. Come si legge in un comunicato stampa a firma della dottoressa Patrizia Imparato alla guida della Procura per i minori di Salerno, fermo restando la presunzione di innocenza, la gravità dell'episodio sottolinea ancora una volta la gratuità del gesto, ancora una volta per motivi assolutamente banali, giovani armati arrivano ad aggredire e a mettere a repentaglio la vita di coetanei. Torniamo ad occuparci della vicenda delle palizzate sollevata nella giornata di ieri, in modo particolare da alcuni esponenti del Consiglio Comunale. Installazioni meno impattanti, ha risposto così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli alle critiche che sono piovute ieri proprio sulle palizzate che stanno sorgendo sulle spiagge salernitane. Garantire la fruizione delle spiagge libere, ha dichiarato il primo cittadino, sarà la priorità dell'amministrazione comunale di Salerno che lavora per promuovere cultura e turismo in vista della stagione balneare. Salerno non si è fatta trovare impreparata alla ripresa del turismo che, contando sul ponte del 25 aprile e del 1 maggio, ha fatto registrare nel comune capoluogo una serie di presenze importanti che hanno potuto contare su elementi di promozione del territorio come la Fiera della Minerva, la Fiera del Crocifisso Ritrovato ed una serie di manifestazioni collaterali che delineano con sicurezza il percorso intrapreso da questa amministrazione comunale, puntare sulla cultura e sul turismo con un programma il più possibile definito in anticipo e pubblicizzato per attrarre visitatori dopo 2 anni di sofferenza e stallo. Lo ha ribadito questa mattina anche il neo delegato alla cultura Ermanno Guerra, al margine della presentazione dell'iniziativa Genius Loci, donne di pace e donne di guerra, che si svolgerà tutti i venerdì dal 6 maggio al 10 luglio al Teatro Antonio Ghirelli. L'evento è stata l'occasione anche di fare un bilancio dell'ultimo ponte. Direi quasi un dovere civico di ciascuno, in particolare del mondo della cultura e dello spettacolo, che deve segnare una fase nuova nella quale si riparta completamente, si riprendano anche le abitudini, i ritmi di vita ordinari, e questo niente più della cultura e dello spettacolo può segnarle. Quindi, poiché ci affacciamo all'estate, noi immaginiamo una proposta serrata, ricca, articolata, di qualità, che restituisca quel benessere di vivere a Salerno, quella cittadinanza attiva e quel compiacimento di vivere in questa città e di accogliere turisti che possano godere della città e della sua proposta culturale. Abbiamo avuto dei weekend particolarmente affollati e la cosa ci riempie il cuore di speranza e di piacere, naturalmente con tutte le attenzioni del caso, perché la pandemia ancora c'è, bisogna essere attenti, avere senso critico. Ma ora si aprono delle prospettive impensabili, cioè le navi da crociera affollano il nostro porto commerciale,
c'è una ripresa del turismo a tutto campo. Ed il sindaco Vincenzo Napoli è intervenuto anche sulla questione spiagge in merito alle critiche ricevute ieri per il posizionamento delle prime staccionate. Le palizzate vanno ridimensionate, va pensato, ha detto il primo cittadino, qualcosa di meno impattante. Le staccionate andranno ridimensionate, ne parlerò con i balneatori per, come dire, convincere a fare delle installazioni meno impattanti, qualcosa che serve anche a loro come immagine, francamente. Chiudersi in un pollaio non credo serva a nessuno. Noi vogliamo garantire la spiaggia libera, quelle che sono libere, alla libera fruizione dei cittadini. Troveremo il modo di poterlo fare senza creare su queste spiagge nessun privilegio, nessuna condizione di presa di possesso delle stesse. Le spiagge sono libere in quanto libere e liberamente ci si accede. Vedremo in queste ore cosa fare. Per il resto la pulizia la stiamo curando con particolare attenzione e mi pare che il risultato sia sotto gli occhi di tutti. E quest'oggi c'è stato un confronto tra il Comune di Salerno e la Coldiretti per un accordo utile a smaltire la plastica che viene raccolta nel mare salernitano nelle reti dei pescatori. Il progetto, con la collaborazione del CNR, andrà anche a studiare il tipo di plastica e la quantità di tempo che è in mare. Sentiamo. Pescare plastica nel mare di Salerno darà da oggi una mano alla ricerca e consentirà di smaltire in maniera corretta la plastica abbandonata in acqua. È l'obiettivo della convenzione tra il CNR, Coldiretti e il Comune di Salerno, al centro di un confronto che si è svolto questa mattina a Salerno con l'assessore all'ambiente del Comune Massimiliano Natella e il direttore di Coldiretti Enzo Tropiano, che ci anticipa a microfono i contenuti dell'intesa. Sì, oggi siamo qui al Comune per cercare di risolvere un problema importante, che è la plastica che abbiamo presente nei nostri mari. Insieme ai pescatori salernitani, insieme al CNR, abbiamo promosso un progetto che prevede che quando i pescatori gettano le reti e tirano su praticamente la plastica che è presente nel mare, possono portarla presso la banchina e smaltirla correttamente con l'ausilio del Comune di Salerno, che se ne fa carico. Ad oggi il problema è molto molto importante, infatti tanta plastica viene raccolta nelle reti e purtroppo la plastica, fin quando è nel mare, non è proprietà di nessuno. Nel momento in cui la tirano sui pescatori diventa un onere, quindi un costo per lo smaltimento da parte dei pescatori di plastica, che ovviamente nessuno si auspica di trovare nelle reti al posto del pesce. Diventa subito operativo questa intesa? Stamattina faremo questo incontro, speriamo che l'assessore Natella possa recepire questo impegno che riguarda anche il CNR, perché questo progetto prevede che lui possa analizzare la tipologia di plastica e il loro deterioramento nel tempo, quindi un progetto anche di valore scientifico, ma soprattutto che risolve il problema di pulire in qualche modo i nostri mari, visto che siamo anche all'inizio di una stagione balneare importante. Dal punto di vista dei pescatori, questa intesa va a risolvere anche un problema, perché loro si trovano poi le reti piene di questa plastica. Il problema sì, perché molto spesso la plastica che noi vediamo durante le mareggiate, che viene spiaggiata sui nostri litorali, è una plastica che comunque esiste nel mare, spesso si deposita sul fondo, loro hanno delle reti da fondo, quindi che per catturare i pesci al fondale, e invece dei pesci catturano la plastica, ed è tantissima plastica che loro si trovano sulle imbarcazioni. Anziché ributtarla in mare, la proposta è quella di poterla smaltire correttamente, aiutando l'ambiente, aiutando il nostro mare. E voltiamo pagina, aprire la curva nord ai tifosi della Salernitana in occasione della gara di giovedì alle ore 18, quando i Granata scenderanno in campo allo stadio Arechi di Salerno contro il Venezia per lo spareggio salvezza. A chiederla è l'avvocato Antonio Cammarota, consigliere comunale e presidente della commissione trasparenza a Palazzo di Città, che ha inviato una lettera al questore di Salerno Maurizio Figarra.
Mentre il Comune di Salerno ha già inviato l'ordinanza con la quale si disciplina il traffico in virtù della partita che giovedì alle 18 interesserà lo stadio Arechi con Salernitana a Venezia, il consigliere comunale Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza, ha chiesto al questore di aprire la curva nord alla gente di Salerno, che potrebbe tra l'altro accedervi a prezzi popolari rispetto a quelli molto più alti dei settori distinti e tribuna. La richiesta è stata affidata ad una lettera inviata a Maurizio Ficarra dal presidente della Commissione Trasparenza. La partita è decisiva, dice Cammarota, ed è noto l'attaccamento della città, la sua squadra e il grande apporto della gente nelle partite in trasferta, ma soprattutto in quelle in casa. Sono pochi i biglietti venduti al Venezia, la cui tifoseria è non gemellata, amica con quella di Salerno, in ogni caso non ostile. Verrebbero meno quindi le esigenze di sicurezza. Da qui la richiesta avanzata al questore di Salerno. Non c'è alcuna ragione perché questo non avvenga. Avremo uno stadio zoppo, cioè chiuso da una parte senza l'apporto della nostra gente, determinante nella partita decisiva di giovedì col Venezia. Verranno pochissimi da Venezia, i rapporti con la gente di Venezia sono ottimi, non c'è ostilità tale da giustificare la chiusura di un settore di 7.000 posti, di cui per certo 3.000 è capienza possibile, per pochissimi amici che vengono da Venezia. Lei ha fatto notare nella lettera al questore che non ci sono appunto le necessità di sicurezza che in altre occasioni gli hanno fatto dire già di no. Ieri la nostra gente a Bergamo è stata a contatto con i cittadini bergamaschi nel settore a loro riservato e non è successo niente, e i rapporti tra le due tifoserie non sono certamente amichevoli. Non si capisce perché solo a Salerno ci si incaponisce a voler chiudere un settore di 7.000 posti, ripeto, diviso in due anelli assolutamente distinti e separati, dove la tifoseria ospite, nella migliore delle ipotesi, viene limitata in una parte soltanto dell'anello inferiore. Problemi non ce ne sono, non ce ne potrebbero essere, si rischia soltanto un danno a Salerno, ancor più perché quello è un settore popolare con biglietti a basso costo, il che potrebbe facilitare l'afflusso della gente di Salerno e in particolare per chi non può consentirsi il costo di un biglietto della tribuna. Non si placa la battaglia del sindaco di Minori contro il degrado che regna nella villa romana custodita nel suo territorio comunale. Ieri, con uno scarno comunicato, la soprintendenza ha comunicato ufficialmente che per verifiche strutturali il sito archeologico sarà temporaneamente chiuso al pubblico, e così il sindaco Reale ha scritto direttamente al ministro Dario Franceschini. La soprintendenza chiude temporaneamente al pubblico l'antiquarium della Villa Romana di Minori per verifiche strutturali al sito archeologico della costiera amalfitana. Il primo cittadino, Andrea Reale, ha deciso di scrivere direttamente al ministro Dario Franceschini denunciando che, nonostante un finanziamento di quasi 5 milioni di euro stanziati per il recupero già nel 2019, l'antiquarium della Villa Romana continua a giacere in condizioni di degrado. Proprio nel giorno del 1° maggio, per l'apertura straordinaria, la villa comunale si era presentata ai visitatori in condizioni poco decorose: erba alta, acqua paludosa nella vasca e mosaici danneggiati. Il primo cittadino ha così scritto al ministro Franceschini, soprattutto affinché venga impressa rigorosa accelerazione nelle procedure. Ormai da 3 anni si attende inutilmente l'apertura del cantiere, non si sa ancora nulla dell'iter procedurale né dello stato di avanzamento della progettazione, scrive il primo cittadino, che fa rilevare anche quella che considera un'anomalia, ovvero un sito archeologico passato sotto la gestione della Direzione Regionale dei Musei della Campania, senza che la comunità di Minori, il sindaco né l'amministrazione comunale ne venissero informati. Ma non per questo non ce ne prenderemo cura, la nostra più importante ricchezza storico-archeologica non può restare in condizioni di abbandono, i suoi mosaici ed affreschi vanno difesi anche dal disinteresse palesato, purtroppo, da chi ne avrebbe invece la competenza specifica, ha aggiunto Andrea Reale. Esprimo rammarico e dolore rivolgendomi al ministro Dario Franceschini, alla soprintendenza, al segretariato regionale, affinché questa situazione abbia fine e si avviino finalmente le procedure per il restauro della villa, unitamente
finalmente ad una gestione più moderna e funzionale in chiave di leale collaborazione istituzionale. Nella sua lettera il primo cittadino Andrea Reale infine non manca di evidenziare che l'assenza di manutenzione determina danni evidenti a volte irreparabili. Da 13 anni il comune di Minori, che pur non essendo né proprietario né gestore, provvede al disserbo e alla pulitura della vasca e domani provvederemo nuovamente, ma in una condizione di supplenza che non può continuare. Chiediamo conto e ragione dei quasi 5 milioni di finanziamento che abbiamo contribuito a far assegnare per il restauro della villa e che giacciono invece inutilizzati, così conclude il sindaco di Minori. I carabinieri della stazione di Capaccio hanno invece denunciato il titolare di una champagnerie realizzata in maniera abusiva nei pressi dell'area archeologica di Pestum. Aveva realizzato una champagneria abusiva nel proprio ristorante e pizzeria, sito nel cuore dell'area archeologica di Pestum. Scoperti e sottoposti a sequestro preventivo due manufatti, realizzati in maniera illecita, ovvero senza le necessarie autorizzazioni, per circa 80 metri quadri, tra cui un deposito per lo spumante. La champagneria, in via di rifinitura, sarebbe stata inaugurata prima dell'estate. Denunciato penalmente il titolare dell'attività per plurime violazioni al testo unico dell'edilizia. Ad apporre i sigilli sono stati i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, diretti dal luogotenente Giuseppe D'Agostino, nell'ambito di mirati controlli anti-abusivismo sul territorio, in particolare nell'area vincolata dalla legge 220 del 57, coordinati dalla Compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Fabio Lagarello. E ci occupiamo ora di sanità, perché la segreteria territoriale del Nursing di Salerno ha inviato una nota all'ASL di Salerno a firma del segretario provinciale Biagio Tomasco e del dirigente sindacale Adriano Cirillo, denunciando la carenza di personale al presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania. Carenza di personale al presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania. La denuncia arriva dalla segreteria territoriale del Nursind Salerno in una nota inviata all'ASL a firma del segretario provinciale Biagio Tomasco e del dirigente sindacale Adriano Cirillo. Stante la situazione di grave carenza di personale di ogni ordine e grado all'interno del DEA Vallo Agropoli, si legge nella nota sindacale, si richiede un urgente intervento teso a sanare la grave situazione che ad oggi vede ogni reparto dell'ospedale vallese in condizioni di precarietà, dove il personale è obbligato a svolgere numerose ore di straordinario per garantire i turni. Neurochirurgia, centro trasfusionale, malattie infettive e chirurgia vascolare sono le unità ospedaliere con la maggiore carenza di personale medico, aggiunge il Nursind, ma altri sono comunque in grave difficoltà, come oculistica e otorino, accorpati da lunghi anni, cardiologia, urologia. Insomma, l'ospedale di Vallo della Lucania è in gravissima carenza di personale medico, mentre la direzione sanitaria si dice impotente. Il tutto mentre la riapertura, seppur parziale, del presidio di Agropoli consente attività sanitarie altrettanto importanti, anche se parte delle risorse umane impiegate sono state sottratte proprio al San Luca di Vallo della Lucania. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. È stato presentato questa mattina presso la sede della Fondazione Carisal il progetto Intese, innovazione tecnologica per lo sviluppo dell'ecosistema, che mira ad offrire nuove opportunità e risorse ai giovani e non solo. Sentiamo. Sviluppare idee imprenditoriali nel territorio della provincia di Salerno è l'obiettivo di Intese, dove Intese sta per innovazione tecnologica per lo sviluppo dell'ecosistema. Il progetto, promosso dall'associazione costituita dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e dal Corisa, consorzio di ricerca sistemi agenti, e finanziato dalla Regione Campania. Il progetto è stato presentato questa mattina in occasione della conferenza stampa dal presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credentino, e dal direttore scientifico del progetto, il professore Massimo De Falco. L'obiettivo è incentivare la creazione di nuovi circuiti di imprenditorialità in grado di stimolare e rafforzare un ecosistema innovativo centrato nella provincia di Salerno.
Il bando sarà pubblicato dal 7 e si dividerà in due fasi, una prima fase che dà accesso a 40 persone e una seconda invece più ristretta. Sì, allora al momento la data prevista è per il 7, dico prevista perché è ancora tutto in grande evoluzione, quindi potrebbe esserci qualche piccola variazione, però puntiamo sul 7 e prevede due fasi, una fase appunto di idea generation e l'altra invece di business acceleration, cioè noi selezioniamo 40 giovani che dispongono di un'idea che è ritenuta valida evidentemente e gli diamo la possibilità di arrivare a una definizione di un business plan con tutta una serie di supporti. Da questi invece i 12 più avanzati entrano nel percorso di accelerazione, avranno più tempo a disposizione, dei supporti molto più concreti e da questi poi puntiamo ad avere delle start-up. Per completare il cerchio abbiamo una serie di partner o comunque insomma di soggetti che hanno aderito all'iniziativa e questi rappresentano per i giovani potenziali clienti o comunque insomma dei soggetti con cui dialogare per valutare i percorsi futuri. Occasione di rilancio che arriva in un contesto in cui tutto il mondo cerca di rimettersi in moto, questo sarà uno dei primi progetti che tornerà anche in presenza. Sì, tornerà in presenza in questo splendido ambiente del San Michele, che è il complesso che la Fondazione Carisal ha da poco ristrutturato e che inaugurerà a breve. Quindi ci saranno dei co-working all'interno del complesso San Michele di 1600 metri quadri, di alta tecnologia soprattutto, quindi veramente noi siamo ancora di più fieri di aver riportato innanzitutto questo complesso a restituirlo alla cittadinanza, ma soprattutto che possono usufruirne i ragazzi facendo delle start-up all'interno e, come diceva anche il professore, dandogli un'opportunità concreta con aziende per lo sviluppo delle loro start-up. Sarà presentato domani pomeriggio alle 18.30 nei locali del Cigno in Corso Giuseppe Garibaldi al Salerno il nuovo libro di Melanie Francesca, Il Maestro, Edizioni Cairo. Ad introdurre l'appuntamento con la scrittrice, attrice e promettente artista contemporanea sarà Davide Gatto con l'intervento del giornalista Alfonso Sarno, accompagnato dalle letture di Giuseppe Pisecane e Nunzia Schiavone. Quella di Melanie è la divertente narrazione della rutilante giostra dubaiana tra il jet set internazionale ed una patinata vita familiare con le problematiche del matrimonio interculturale, del ruolo di madre e di moglie da copertina e dell'intramontabile paradossale velleità di paladina dei diritti sociali. Melanie è giornalista di costume, scrittrice, artista e personaggio televisivo, ha pubblicato 13 libri che spaziano dal romanzo alla poesia e hanno avuto madrine d'eccezione quale Nanda Pivano e Barbara Alberti. Vive tra Dubai e Lugano. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 18.30 nei locali del Cigno di Corso Garibaldi a Salerno. Ed ora è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, la pagina degli appuntamenti. Ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film di Paolo Taviani, Leonora addio. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.com. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E parleremo di sport, di calcio, riflettori puntati sulla gara di giovedì allo Stadio Arecchi tra Salernitana e Venezia, ma lo facciamo tra poco dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. In collaborazione con... Accendi la cultura con Tecnoscuola.
L'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica. Iscriviti ai corsi universitari con soli 1.500 euro annui e con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. E poi corsi di formazione REC, OS, RAC, operatore per l'infanzia e inoltre scuola per estetista, biennio e specializzazione. Tecnoscuola è a Battipaglia, Fisciano e Salerno. Tecnoscuola.it. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E a fine partita Davide Nicola ha elogiato la squadra per la prestazione e per il lavoro che sta facendo da ormai 3 mesi sotto la sua guida. Il trainer Granata si è detto innamorato del gruppo ed ha rimarcato anche l'importanza del sostegno della tifoseria. Ora però bisogna recuperare le energie e pensare alle prossime partite. Sentiamo. Come la giudica? Una partita davvero intanto tosta sotto tutti i punti di vista. I ragazzi hanno fatto secondo me una partita straordinaria, il risultato è giusto perché abbiamo preso gol all'83esimo, ma l'Atalanta lo poteva fare prima. L'unica curiosità che mi è rimasta è vedere se fossimo andati sul doppio vantaggio con quelle due occasioni che abbiamo avuto. Forse si poteva magari avere un vantaggio in più dal punto di vista del rush finale. Però signori, bisogna essere, come dico sempre ragazzi, molto ambiziosi quanto umili. La squadra dell'Atalanta è una squadra importantissima, che ha dei giocatori davvero forti, che gioca bene, che ha un'identità negli ultimi 5 anni acquisita, che è stata una rottura di scatole per qualsiasi avversario che sia venuto qua a giocare. Quindi da questo punto di vista io apprezzo l'impegno che stanno mettendo i miei ragazzi, perché davvero mi stanno dimostrando di crederci, e per me questo è importantissimo, perché giovedì ne avremo un'altra. Adesso è importante per noi resettare immediatamente, recuperare e dedicarci a questa partita di giovedì, che è un'altra partita importante per noi. Dal nostro punto di vista la partita, come vi dico sempre, la partita più importante è sempre quella che dobbiamo fare, quindi adesso diventa quella di giovedì inevitabilmente, e stasera lo era, perché non sta scritto da nessuna parte che tu non possa essere competitivo in qualsiasi ambito. È normale che un punto, intanto non sarebbe cambiato assolutamente niente, nel senso che vincere anche stasera ti avrebbe comunque messo nella condizione di dover provare a vincere anche giovedì e dover provare a vincere anche la partita successiva. E quindi quello che conta secondo me è che i ragazzi stiano dimostrando, soprattutto alla nostra gente, a se stessi e alla società, che ci credono, che hanno un'organizzazione, che sono cresciuti in maniera incredibile da tutti i punti di vista. E adesso è importante sicuramente recuperare, perché abbiamo giocato lunedì sera tardi, quindi stasera tardi, domani è martedì, anzi se non è già adesso, io non so che ore siano, perché domani è martedì e quindi ci fermeremo, chiedo un sacrificio tra virgolette, noi ci stiamo divertendo a fare quello che stiamo facendo, un sacrificio, dormiremo qua, ci alleneremo qui e poi ritorneremo a Salerno, perché abbiamo bisogno di preparare una partita davvero molto importante e lo facciamo davanti a un pubblico che può darci una mano, anche magari nei momenti di stanchezza, di difficoltà, ci può dare una grossa mano. Come faccio a tirare le orecchie in questo momento ai miei ragazzi? Posso solo analizzare con loro serenamente quello che si può ancora migliorare, ma non tirargli le orecchie, perché si tirano le orecchie ad atleti che non hanno amore per ciò che fanno, che non rispettano un gruppo, che non hanno ambizione nell'esprimere se stessi o partecipare a un obiettivo così importante come conquistare qualcosa di straordinario. Quindi lì si tirano le orecchie. Adesso è il momento invece di farli sentire ancora più capaci, perché lo stanno dimostrando. Abbiamo avuto dei problemi in settimana, in dubbio, ma lo è stato anche dopo aver diramato le convocazioni. Avete visto, ci sono mancati dei giocatori
E come dico sempre, per me è importante che tutti si sentano non solo partecipi, ma che siano consapevoli del fatto che magari vengono chiamati in causa per fare 20 minuti, sono i 20 minuti decisivi di un'intera stagione. Capite bene l'importanza che ha un giocatore che gioca 20 minuti e che riesce a dimostrare quello che magari un altro ha fatto in 10 partite di continuità. Io ho un grande rispetto per questi atleti che entrano in così poco tempo e devono contribuire a raggiungere qualcosa di importante. E c'è già il Venezia all'orizzonte per la Salernitana. Ieri il CONI ha rigettato il ricorso del club lagunare, confermando la disputa della gara prevista giovedì alla Rechi. Sotto osservazione diversi calciatori che sono alle prese con problemi fisici. Domani sarà già tempo comunque di rifinitura. Sentiamo. Allenamento a Bergamo e rientro in serata a Salerno, dove domani è in programma quella che a tutti gli effetti la seduta di rifinitura. Giovedì alle 18 infatti si torna in campo per la gara col Venezia, su cui ieri si è espresso il CONI, che ha rigettato il ricorso presentato dall'agguerrito pool di legali del club lagunare. Si gioca dunque, non c'erano dubbi su questo, e sarà importante recuperare tutte le energie fisiche e mentali spese a Bergamo. Dall'infermeria si spera di far uscire Radovanovic e Dobby, mentre Ruggeri dovrebbe essere recuperato. Ieri si è riuscito nel corso del secondo tempo perché aveva speso tantissimo. Stesso discorso per Mazzocchi. Fuori dai giochi invece Ranieri, da valutare Ribéry, che non era stato convocato per la trasferta di Bergamo per qualche fastidio muscolare. La stagione al rush finale e la rimonta operata dalla Salernitana ha richiesto un notevole dispendio di energie. A centrocampo Nicola ormai scelto i tre titolari e non ha grandissime alternative. Si spera nel rientro di Mamadou Koulibaly, che è fermo allo spezzone di gara disputato con la Juve e che è rientrato tra i convocati, senza però andare in panchina ieri sera. Il senegalese è l'unico che potrebbe garantire corsa e fisicità anche a gara in corso. In attacco Bonazzoli proverà a ritrovare una maglia da titolare, mentre Michel potrebbe avere una chance in corso d'opera dopo essere rimasto in panca ieri sera. L'eventuale recupero di Radovanovic potrebbe comportare lo spostamento di Fazio sul centro-sinistra, mentre sulle corsie laterali Mazzocchi e Zortea dovrebbero essere confermati, salvo imprevisti. Ed ora il basket. È tempo di playoff per la Givova Scafati, che nei quarti di finale affronterà Casale Monferrato. Gara 1 in programma sabato sera al Palamangano, dove si replicherà lunedì per gara 2. La Givova ha il fattore campo dalla sua e dunque avrebbe la possibilità di giocare in casa all'eventuale gara 5. Coach Rossi e la squadra potranno contare sul sostegno del pubblico e la società ha deciso di consentire l'accesso gratuito agli abbonati per le gare dei playoff. Intanto è stata ufficializzata la risoluzione del contratto con Lorenzo Ambrosin. E con quest'ultima notizia di sport si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci seguito e appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.